Noi stiamo lavorando su questo, è una sfida molto impegnativa perché i problemi soprattutto di natura burocratica per garantire comunque sicurezza ai passeggeri sono problemi non dico insormontabili perché altrimenti avremmo già gettato la spugna e non è nelle nostre corde. Quando parlo di nostre parlo di tutti gli enti che sono interessati, si è creata una bella filiera virtuosa tra Regione Abruzzo con il Presidente del Consiglio Sospiri, il Comune di Pescara, la Camera di Commercio, il Marina di Pescara, quindi il nostro porto turistico, la Direzione Marittima, l'Autorità di Sistema. Tutti insieme stiamo lavorando intanto alla firma di una convenzione, di un protocollo d'intesa che stabilisce chi fa cosa e in che tempi. E se riusciamo a rispettare questi tempi e tutti riescono a rispettare questi tempi, questo sogno di ripristinare dopo diversi anni, credo dopo 7 anni di mancanza di collegamento con la Croazia, potremo assicurare ai pescaresi e anche all'altra sponda dell'Adriatico finalmente il riannodarsi di fili antichi a cui noi pescaresi soprattutto e noi abruzzesi teniamo moltissimo. Si può parlare di partenza dal porto turistico e che tipo di imbarcazione sarebbe? Beh, questa intanto è una certezza e io con tutti gli altri enti pubblici ringrazio fortemente la Camera di Commercio nella persona del Presidente Strever, ma anche il Presidente Carmine Salce che coordina le attività del Marina di Pescara. È una novità assoluta, noi abbiamo un bellissimo porto turistico che oggi può prestarsi a questa attività che posso definire in questa fase davvero pionieristica, neopionieristica, e posso dire che in effetti l'individuazione del sito idoneo in questa fase è sicuramente l'imboccatura del Marina di Pescara, laddove è possibile poi creare un collegamento anche per gli utenti e per i passeggeri all'interno della zona portuale, accompagnati poi in tutta sicurezza, ed è questa la problematica principale da affrontare, fino a questa imbarcazione che sarà in questa fase un'imbarcazione da 300-400 posti senza auto, ma che comunque può assicurare e riassicurare il collegamento con la Croazia.